Siamo con mister Andrea Chiappella, allenatore della zona Erminio. Mister, oggi una partita tirata fino alla fine, giocata in 10 contro 11, come l'hai vista? Ma l'ho vista benissimo, secondo me, per 60-70 minuti fino al momento dell'espulsione, dove ci è mancato solo la concretezza di andare sul 2-0 e quindi chiudere un po' la partita, perché comunque abbiamo trovato una squadra molto chiusa. Primo tempo siamo stati bravi a crearci quelle 4-5 occasioni, ne abbiamo solo capitalizzata una e di conseguenza poi il risultato è stato in bilico. Secondo tempo siamo stati bravi, comunque abbiamo sofferto i primi minuti, poi dopo abbiamo ripreso in mano il gioco e abbiamo avuto due occasioni secondo me importanti, clamorose davanti alla porta e non le abbiamo sfruttate. Però fa parte del gioco del calcio, probabilmente sul 2-0 il risultato magari era chiuso, la partita era chiusa, invece così purtroppo poi complice un'espulsione e rimesso in gioco. Ecco, il Sasso Maggiore avete visto, l'avete studiato magari settimana, è una buona squadra? Sì, al di là di quelle tutte le squadre che trovi sono tutte buone squadre che hanno le loro caratteristiche. Il Sasso Maggiore settimana scorsa è andato a recuperare un 2-0 a Ravenna, ha pareggiato poi in casa con Carpi e vinceva 2-0, gli dicono che meritava anche di vincere. Ma su quello non ho dubbi che il Sasso Maggiore sia una buona squadra e poi avrà le potenzialità per venire fuori. Però oggi secondo me abbiamo fatto bene e dovevamo chiudere prima. Ecco, l'espulsione ci sta, hai visto dalla tribuna che ci poteva stare l'espulsione. Ma guarda, sì, l'espulsione forse sia stata un po' folle a farla in maniera plateale, era un fallo tattico fatto in maniera plateale in mezzo al campo, però secondo me non c'era volontà di far male, quindi se non c'è volontà di far male è un fallo tattico. 15 minuti, mister, veramente in sofferenza, però dove si è visto ancora una volta il carattere di questi ragazzi che non mollano neanche un centimetro, pure in 10 contro 11. No, assolutamente, perché poi le partite vanno portate a casa di carattere, anche ovviamente un po' in 10, l'inerzia era passata dalla loro parte, giocavano in casa, il pubblico li sosteneva, è normale che sia così, no? E quindi devi cercare in certe situazioni di limitare i danni, abbiamo provato anche comunque a ripartire, però mancavano pochi minuti e abbiamo trovato qualche difficoltà e allora l'abbiamo portata in porto un po' così. Grazie. Va bene, grazie.